terza ancora l'Alfa di Stommelen e Kinnunen. La Porsche di Elford La Russe e quella di Rodriguez e Müller. La 33 di Todaro Codones. Di nuovo una Porsche e la numero 7 di Siffert Redman. Dopo di noi altre 67 vetture. Arriviamo così al 48esimo chilometro. Entriamo nell'abitato di Collesano, un paese che si distingue particolarmente per l'enorme carica di simpatia e passione che vi risponde. Ecco la numero 4 di Rodriguez. Quest'anno sarà lui il tuo caro marciapiede. Da Collesano si scende decisamente verso il mare. Ecco il rettilineo di Bonfornello, l'unico tratto del circuito dove le macchine possono sviluppare la loro velocità massima. Anche qui segniamo un punto a vantaggio delle nostre 33 che possono spingere un rapporto molto più lungo delle Porsche. Noi sfioriamo i 300, le macchine tedesche superano appena i 260 all'ora. I nostri motori infatti hanno 60, forse 80 cavalli in più. Le Porsche pesano complessivamente un centinaio di chili meno di noi. Il rapporto fra peso e potenza è uguale. A nostro vantaggio va però la maggiore robustezza. Alfa Romeo con Andrea De Adenich, Toine Edsmans, Gilles Van Lennep e me hanno conquistato la vittoria per la nona volta nella più leggendaria e vecchia corsa del mondo.